Salve a tutti, oggi siamo qui con Alberto e gli facciamo qualche domanda sul mondo del doppiaggio. Ciao. Il doppiaggio, secondo Vincent Cassel, è una distrazione all'apprendimento delle lingue, al fascino della lingua straniera. Per te cos'è il doppiaggio? Allora, sì, c'è stata molta polemica su questa affermazione che tra l'altro ho seguito in diretta da Fazio qualche sera fa, ma ormai è una polemica un po' sterile, cioè lui giustamente ha detto si può perdere qualcosa che non è una cosa del tutto, insomma, un po' è vero, però oggigiorno ormai ci sono tante possibilità, non è come una volta che andavi al cinema, poi c'era la videocassetta, dove c'era solo l'audio in italiano e quindi non avevi altre alternative. Io, proprio per questa mia passione per il doppiaggio, ho iniziato da bambino a vedere anche i film in lingua originale perché mi piaceva proprio sentire la differenza tra italiano e inglese e sicuramente mi è servito anche ad imparare la lingua, a guardare film. Quindi è vero che guardare film in lingua originale comunque ti aiuta nell'apprendimento di una lingua. È anche vero che il doppiaggio è un servizio e quindi il cinema è soprattutto immagini, i sottotitoli possono distrarre, quindi se un prodotto è doppiato bene, adattato bene nei dialoghi, se le voci sono giuste, eccetera, va bene il doppiaggio. Poi magari uno se lo vede, cioè, mi dilungo un po', se lo vede anche in lingua originale. Qual è secondo te un film ben doppiato? Film ben doppiato e quando non ti accorgi che è doppiato, dove tutto è talmente giusto, sia nei dialoghi che rispettano sia il senso che il labiale, quando i doppiatori si incollano bene ai volti dei protagonisti, quando è recitato bene, si riescono a esprimere le stesse emozioni dell'opera originale, accade come una magia che non ti accorgi, ti sembra che quegli attori stiano parlando italiano e quindi in quel caso è ben doppiato. Qual è secondo te il doppiatore più affascinante, ovvero dalla voce più bella del doppiaggio degli anni 50 e 60? Allora, nel doppiaggio dei vecchi film a me piace tantissimo Stefano Sibaldi, che ad esempio nella Disney era la voce di Biagio in Lilli e il Vagabondo, proprio una voce calda, anche con sfumature molto ironiche che mi piace tanto. E vabbè, poi ci sono i Rinaldi, i Locchi, i grandi del passato, oppure anche grandi caratteristi, ecco, come Carlo Romano e Lauro Gazzolo, che hanno fatto tantissimi personaggi buffi anche nel mondo Disney. Se potessi scegliere un secolo, un periodo storico in cui vivere, quale sceglieresti? Allora, ci pensavo prima e direi magari agli inizi del Novecento, fine Ottocento, per vedere un po' anche proprio la nascita del cinema e come si poteva reagire a questo fenomeno, perché noi ormai ci siamo abituati, però ecco, quando è arrivato, che cosa è successo? Sarei curioso di vedere questa cosa qua. Immagina di essere un direttore di doppiaggio e di dover selezionare le voci del nuovo cartone animato Disney Pixar, ambientato nella fabbrica di Babbo Natale, in tema natalizio. Ah, ecco. Quale collega, doppiatore sceglieresti per primo, per il protagonista, sia maschio sia femmina? Allora, dipende un po' chi è il protagonista, perché se fosse Babbo Natale sceglierei tipo un doppiatore anziano con una voce pastosa, grossa, adesso mi viene in mente Bruno Alessandro. E se fosse un personaggio un po' più giovane o con una voce o da ragazzo o più caratterista, essendo il mio sogno doppiare un film Disney Pixar, non lo doppierei io, scusa, se avessi questa possibilità, ho il grande onore di dirigere un film del genere, scusa, lo faccio io. Giustamente. Un buon esercizio vocale da suggerire per chi vorrebbe tentare la carriera del doppiatore?
Allora, dopo ovviamente tutti gli studi di recitazione, di dizione, sì, ci sono. Io faccio costantemente riscaldamenti, tipo anche per l'articolazione sono molto utili per non impappinarsi, tipo fare sgranchire i muscoli facciali facendo tutte le vocali così e sbadigliando, oppure battere molto la D e la T, e poi tutte queste cose qua. Insomma, ci si sente un po' scemi, ma sono Se vivessi in uno dei mondi che hai doppiato o imitato, tipo i Simpson, i Griffith, South Park, eccetera, quale sceglieresti perché e chi vorresti essere? Ma da un lato ti direi South Park per poter parlare così liberamente, dissacrare con grande intelligenza e ironia qualunque argomento. Sì, dai, South Park invece è un punto di vista più, non lo so, tipo in Nightmare Before Christmas, vivere sempre nel mondo del Natale, tutto giocoso, tutti che cantano, dai, carino. Preferisci lavorare su YouTube con più libertà e autonomia o come doppiatore con più vincoli? Se parliamo di lavoro, sicuramente il doppiaggio, anche se ci sono più vincoli, rimane comunque un divertimento. Sì, devi seguire quello che è già stato fatto, però comunque la possibilità di doppiare un personaggio, un prodotto che poi rimane nel tempo è quello che voglio fare, quindi sicuramente sì. Viaggio per quanto, cioè YouTube magari rimane un mezzo, mi diverto e lì faccio quelle cose che magari facevo da bambino nella mia stanza, ovvero fare le voci di tutti i personaggi. Sì, se si parla di lavoro, sul viaggio. Se potessi scegliere un qualunque personaggio dei cartoni animati, videogiochi o un attore, quale vorresti doppiare? Allora, parlando di personaggi che già esistono, essendo io un disneyano incallito, magari ecco i personaggi storici tipo Pippo o Tigro di Winnie the Pooh sono quelli che più mi divertono. Appunto, sono personaggi che esistono da quasi 80 anni, che ogni tanto i doppiatori per forza di cose devono cambiare, quindi sarebbe bello. Altrimenti, qualcosa che ancora non conosco, quindi un personaggio di un nuovo classico Disney o film Pixar che arriverà. Ti andrebbe di farci un esempio di qualche personaggio che vorresti doppiare? Tipo, Per la voce? beh, quelli che ti ho citato, Pippo, io mi ricordo in viaggio con Pippo quando diceva al figlio: "Oh, Max, avrai tempo per le feste quando sarai più grande. Quando io avevo la tua età non venivo mai invitato a nessuna festa. Ebbene, guardami adesso." Oppure Tigro: "Saltellare la cosa che i tigri fanno meglio. E ciao, ciao, bello." Insomma, questo è un po' più stravagante così. E, ci faresti un'imitazione di Homer e una di Mike Wazowski? Allora, Homer Simpson saluta tutti i bacanospi che stanno seguendo questa intervista. Io non ci volevo venire qui, mi ha trascinato quel bacanospo di mio figlio, eh? Dio! Poi, Mike Wazowski, sempre di Tonino a Colla. Su, riporta quell'affare dove stava! Sir, noi stiamo facendo le prove della nuova recita aziendale. Si chiama Su, riporta quell'affare dove stava, diretta a me. È un musical, sì. Eccetera, eccetera. Hai partecipato a molte web series con diversi attori o youtubers. Quale di questi lavori ti ha emozionato di più e perché? Allora, il più recente, perché, ovvero la seconda stagione di Fuga dalla Morte, che abbiamo girato quest'estate. La prima, sì, fu sicuramente emozionante, fu più un esperimento, però tornare sul set con le stesse persone, anche Michael, che è un amico con cui mi conosco da tantissimi anni, e quindi sia per l'atmosfera che c'era sul set, ma anche per tutto il lavoro attoriale, che è stato molto più impegnativo rispetto alla prima stagione. Il personaggio aveva più sfaccettature e quindi ho dovuto ricercare delle cose dentro me stesso, fare un lavoro di tipo diverso, poi insomma vedrete, capirete anche il motivo guardando la serie. Mi
mi sono proprio emozionato molto girando certe scene. Fuga dalla morte 2 che arriverà prossimamente sui vostri schermi. Qual è il più bel ricordo che hai della voce di Tonino a Colla? I personaggi sono tanti. Forse proprio la prima volta che l'ho ascoltato è stato su Ace Ventura. Ci sono bimbi con lo skateboard. E quindi sì, Jim Carrey in Ace Ventura, mi ricordo che proprio avevo letto per la prima volta il suo nome nei titoli di coda, me l'ero appuntato. Questo ricordo qua. Saluteresti i nostri lettori come farebbe lo Yeti di Monsters & Co.? Oh, lo Yeti. Lo Yeti tanto direbbe, anche se non siamo sull'Himalaya, benvenuti sull'Himalaya! E vi saluto tutti, bimbi belli, bimbi brutti, bimbi che fanno i rutti. Ciao ciao! Ok, ti ringraziamo per la partecipazione e a presto. Grazie a voi, ciao ciao!